scontro frontale tra due autovetture a San Lazzaro rimaste in bilico, fuori strada una persona in shock room. Scendono sotto i 5.000 i positivi in Liguria, in ASL 5, 30.000 i vaccinati che hanno completato il ciclo. Il turismo riparte, questa mattina al terminal crociere sono arrivati i primi passeggeri della Costa Smeralda. FIPE Confcommercio incontra l'onorevole Gagliardi, necessario far slittare il coprifuoco di almeno un'ora. Lo Spezia attende il Napoli tra le mura del picco, italiano dobbiamo muovere la classifica. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il TLS Giornale. Apriamo con la cronaca, lo avete sentito dai titoli nella tarda mattinata di oggi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta in Via Nuova in località San Lazzaro nel comune di Sarzana per un incidente stradale. Il personale dei vigili del fuoco giunto sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza di due autovetture che a seguito di uno scontro frontale si trovavano in bilico al di fuori della sede stradale. Contemporaneamente all'opera di messa in sicurezza il personale ha estratto dalle lamiere una delle due persone rimaste coinvolte, che è poi stata trasportata nella shock room dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sarzana, il personale medico del 118 di Sarzana e la pubblica assistenza di Luni. E veniamo ora al consueto aggiornamento relativo ai dati e ai numeri del coronavirus in provincia e in regione Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 24 i nuovi positivi nello Spezzino. I ricoveri in ospedale scendono a quota 57, di questi 9 sono ricoverati in terapia intensiva. In base all'aggiornamento delle schede decessi, sono 2 le nuove vittime in ASL 5. Si tratta di una donna di 97 anni e di un uomo di 73. Gli attualmente positivi sono 614, mentre le sorveglianze attive raggiungono quota 723. Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 133 a fronte di 3.407 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.706 tamponi antigenici rapidi. In tutta la regione sono 9 le nuove vittime mietute dal virus. Continua intanto la campagna vaccinale in ASL 5. Ad oggi sono state somministrate 85.874 dosi, mentre in tutta la Liguria sono 692.662. La regione ha somministrato il 91% delle dosi ricevute dalla struttura nazionale e le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in ASL 5 sono 30.607. E si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A questo proposito il direttore di ASL 5 Paolo Cavagnaro ha colto l'occasione per ricordare quali sono le norme da osservare e da non dimenticare anche per tutta l'estate. Vediamo il servizio di Italo Lunghi e Davide Morina. Le condizioni attuali lasciano qualche spiraglio. Ieri il Comitato della Sicurezza ha fatto delle aperture, ma non siamo fuori pericolo. Quindi, dopo le raccomandazioni del signor Prefetto, chiediamo anche a lei, insomma, un po' di regole di comportamento. Assolutamente non siamo fuori dalla situazione, però c'è stato un grande sforzo in questi mesi di tutti, anche dei cittadini. Soprattutto delle categorie produttive che hanno dovuto tenere chiuso e degli operatori sanitari, tutti in ospedale sul territorio, sforzo di assistenza ai malati a Sarzana e vaccinale da parte di tutti e tre i distretti. È fondamentale non vanificare questo sforzo, quindi essere vaccinati è importantissimo, ma non basta. In questo momento è necessario mantenere il distanziamento fisico quando si è soprattutto nei luoghi chiusi, tenere la mascherina e igienizzare le mani, lavarsi bene le mani. Questo va fatto ancora, va fatto sempre. La mascherina si può levare solo, diciamo, all'aperto, quando siamo sicuri che siamo distanti da persone soprattutto non conosciute.
ed è fondamentale, ribadisco, mantenere queste regole per tutta l'estate. Lo sapremo in autunno, quando avremo vaccinato praticamente quasi tutta la popolazione, almeno con una dose, avremo vaccinato all'interno della popolazione tutte le categorie produttive, riprenderà la scuola, allora forse capiremo veramente a che punto siamo. E poi sappiamo benissimo che probabilmente dovremmo fare un richiamo della vaccinazione. Quindi io dico veramente a tutti, oggi eravamo all'attenzione per alcune tematiche che sono i giusti festeggiamenti che i tifosi vogliono fare per le loro squadre, in questo caso lo Spezia, però è fondamentale non creare assembramenti, è fondamentale tenere sempre la mascherina e possibilmente il più possibile il distanziamento sociale. Ribadisco, per non vanificare i grandi sforzi fatti in questi mesi da tutti, non soltanto dal personale sanitario, ma penso alle strutture ricettive turistiche, ristoranti, bar che hanno dovuto tenere chiuso, per permettere a loro di continuare a tenere aperto, soprattutto durante tutta l'estate, poi non dover chiudere più. È fondamentale che tutti rispettiamo queste regole. E dopo l'invito a non abbassare la guardia, il dottor Paolo Cavagnaro ha fatto anche il punto sulla vaccinazione. Sentiamo sempre Italo Lunghi e Davide Morina. I dati in questo periodo sono confortanti, soprattutto i dati dei nuovi positivi. Però ricordo a tutti che abbiamo ancora 60 ricoverati a Sarzana, più abbiamo ancora le terapie intensive in sofferenza. Quindi questo deve renderci consapevoli che non siamo ancora totalmente usciti. Ricordo anche a tutti, a me stesso per primo, che anche l'anno scorso in estate andava meglio e poi abbiamo visto cosa è successo in autunno. Quest'anno c'è l'arma delle vaccinazioni che ci sta oggettivamente dando una grandissima mano, perché noi lo vediamo negli over 80, che sono quelli che sono stati vaccinati in maggiore percentuale sulla popolazione, i ricoveri non solo dimezzati, di più, per cui è importante vaccinarsi, e noi su questo stiamo andando avanti. Abbiamo vaccinato già più di 55.000 cittadini e 84.500 dosi, quindi una grande parte ha fatto anche la seconda dose. Se arriveranno più vaccini, noi siamo pronti anche a vaccinare più persone. Però ribadisco, non ne siamo ancora fuori e quindi è importante tenere la mascherina, il distanziamento e igienizzare le mani. Qualche timore sul tipo di vaccino può essere fatto, qual è più efficace, meno efficace, che crea problemi e meno problemi. Qual è il suo consiglio, cioè, oltre a quello ovviamente di vaccinarsi? I vaccini attualmente utilizzati sono efficaci. Ci sono stati dei warning sul vaccino AstraZeneca e quindi sono state modificate le indicazioni, e in questo momento le indicazioni sono sugli over 60, per cui noi stiamo rispettando queste indicazioni e alle altre persone stiamo facendo vaccini a mRNA. In medicina sappiamo benissimo che c'è sempre la reazione allergica, l'effetto collaterale con qualsiasi farmaco. Improvvisamente sembra che ci siamo dimenticati degli effetti collaterali dei farmaci. Giovani e giovanissimi, quando potranno intravedere una loro vaccinazione? C'è una prospettiva? La prospettiva c'è, ed è legata all'arrivo dei vaccini. La prossima settimana iniziano anche le prenotazioni delle fasce 55-59. A breve, nel giro di una settimana, dovremo sapere gli arrivi dei vaccini dopo il 25 maggio. Domani, sabato 8 maggio, dalle 15.45 in Corso Cavour, Piazzetta del Santo, si terrà un presidio per il nuovo ospedale e per la sanità pubblica sul territorio, organizzato da Leali a Spezia, Lista Sansa, PD, Movimento
5 Stelle, Articolo 1, linea condivisa. Saranno presenti i consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Davide Natale e Roberto Ugolini. Ci sarà anche una rappresentanza di medici e infermieri che lavorano in ASL 5. E dal tema della sanità, quello del lavoro, la maggioranza che governa la regione non ha mai risolto l'avvertenza delle 1659 OS di Coop Service e ora assistiamo preoccupati all'iter della procedura concorsuale bandita dall'ASL. A dirlo sono Guido Mellei, Roberto Centi, Dele Alia Spezia, Lista Sansa. Apprendiamo, proseguono, che non è stata neanche garantita la contestualità delle prove di esame per i concorsi OS nelle varie ASL liguri, in modo da smistare i pretendenti sui vari territori e aumentare di conseguenza le probabilità di assunzione per gli OS spezzini. I posti a concorso sono ancora 158 e dicono non ci risulta essere stato adottato nessun provvedimento per incrementare il numero delle assunzioni di altre 50-60 unità come promesso da Regione Liguria. Infine vi è la questione dei percorsi di salvaguardia occupazionale per gli attuali OS alle dipendenze di Coop Service che coloro che non dovessero infatti passare il concorso, percorsi per i quali servono accordi e garanzie da parte delle istituzioni cittadine, a partire dal Comune della Spezia. Presenteremo, concludono, un'altra interrogazione urgente in Regione. Agli OS di Coop Service vanno date delle risposte e delle rassicurazioni. Cambiamo argomento. Il turismo riparte questa mattina nel terminal crociere spezzino. Sono arrivati i passeggeri della Costa Smeralda. Una giornata di imbarchi e sbarchi sempre seguendo i rigidi protocolli di sicurezza. Siamo andati a sentire i pareri e le sensazioni dei viaggiatori. Il servizio è di Ginevra Masciullo con le immagini di Raffaele Maulella. Cosa significa per lei dopo tanti mesi poter ripartire e qual è anche l'importanza per il settore? Beh, molto importante in quanto siamo fermi da più di un anno. Per noi è importante andare a provare soprattutto questi nuovi protocolli di sicurezza da dopo da proporre ai nostri clienti. È un segnale molto importante da dare a tutto il settore. La voglia di partire è tanta, anche i clienti hanno il desiderio di partire, però ci sono queste incertezze ancora di posti ancora chiusi, quindi zone arancioni, zone in cui non si potrà scendere, però insomma si spera nella ripartenza. Dove andrete e cosa si prova a poter ripartire? Ma guardi, questa è una crociera che abbiamo provato un sacco di volte a fare, anche perché è bello partire da Spezia, noi abitiamo a Lerici, partire da sotto casa è una gran cosa. Purtroppo con la pandemia è stata rinviata almeno 3 volte, se non 4. Adesso la grande soddisfazione, con molta prudenza, questo lo dico a tutti quelli che ci sentono, partiamo da qui perché ci fidiamo della sicurezza di bordo. Questa è una cosa importante da dire. Come saranno organizzate le escursioni? Beh, in tutta sicurezza, siamo tutti abbastanza, è un sistema abbastanza regimentato, con la sanificazione, le mascherine, il gel sul bus, le guide, e ci sentiamo molto sicuri. Com'è organizzata la crociera e com'è stata l'esperienza? Allora, la crociera è organizzata molto bene, nel senso che stanno facendo veramente salti mortali per poter permettere a tutti i passeggeri di fare tutte le attività rispettando il protocollo, che a bordo è rispettato veramente in un modo encomiabile, direi. Tra l'altro, come tutti sapranno, si fa un tampone prima della partenza, si fa un tampone a metà esperienza, pertanto anche da questo punto di vista uno si sente sicuramente tutelato. Abbiamo anche fatto, dove è stato possibile, delle escursioni. Devo dire una cosa che non mi aspettavo è che anche dal punto di vista degli spettacoli abbiamo assistito a spettacoli straordinari. Noi abbiamo potuto vedere Napoli. Abbiamo fatto un giro turistico, poi anche molto interessante perché con la guida. È già stato nella nostra città e cosa si aspetta di vedere? Conosce già qualcosa? No, sinceramente ho studiato a livello di storia. È con grande piacere che sono qui. Voglio scoprire la vostra cultura, l'arte, la città, l'architettura. Avremo anche un assaggio della cucina locale. Noi eravamo avvisati da Costa che appena arrivati a Savona, io mi sono imbarcata a Savona, dovevamo fare un tampone. Abbiamo aspettato circa 1 ora e mezza l'esito del tampone e siamo saliti a bordo. A bordo siamo circa più di 1000,
Ci sono anche gli agenti di viaggio, essendo una ripartenza dopo 3 mesi. Dopo l'annuncio che probabilmente è stato sbarcato una persona con problemi di positività asintomatico dopo il secondo tampone, abbiamo fatto per poter sbarcare La Spezia il terzo tampone ieri. Il ritorno delle navi da crociera è un segnale di ritorno alla normalità per l'intera città. A causa della pandemia ancora in corso, garantire la sicurezza è fondamentale. Abbiamo dunque chiesto al direttore del terminal crociere della Spezia come siano stati organizzati gli arrivi, le partenze e i rifornimenti. Sempre Ginevra Masciullo e Raffaele Maulella. Cosa significa per il terminal crociere della Spezia rivedere i turisti, poter ripartire e come avete organizzato gli imbarchi e gli sbarchi? Sì, dopo vari mesi siamo finalmente pronti a ripartire. E l'industria delle crociere ha sviluppato un protocollo sanitario molto efficace che ha dimostrato di poter funzionare e da oggi attendiamo tutti i venerdì in porto Costa Smeralda. E rivedremo i turisti in città, sono previsti vari tour sia per mete extra cittadine sia invece per la visita a piedi della città di Spezia, dei musei, la zona pedonale e quindi è un segnale di, speriamo, di apertura di una nuova fase e di ritorno dei turisti e dei croceristi nella nostra città. Per le navi nella nostra città c'è anche una peculiarità nel rifornimento. Sì, Costa Smeralda è una nave alimentata a gas naturale e il porto della Spezia al momento è l'unico porto italiano in cui è consentito il rifornimento di gas naturale ship to ship, quindi da bettolina a nave da crociera. Oggi è previsto che, come già è successo in passato e penso succederà anche in futuro, oggi sono previste operazioni di rifornimento, per cui questo dà un ulteriore valore aggiunto al nostro porto. Da alcune settimane le guide turistiche spezzine possono contare su un nuovo punto di riferimento. A febbraio è stata infatti fondata la sezione provinciale di Federagit, la sigla affiliata a Confesercenti, presente in Liguria dal 2013. A guidare la sede spezzina sono due veterane del comparto, la guida Gai, guida parco e accompagnatrice turistica, Maria Ida Cappellini, nominata presidente dell'associazione, e insieme a lei la guida turistica del parco e accompagnatrice turistica Sabrina Ferdeghini nel ruolo di vice. Spostiamoci a Lerici. Per alcuni sindaci di località balneari l'imminente arrivo di molti proprietari di seconde case per la stagione estiva può rappresentare, se non gestito correttamente, un rischio sanitario per i residenti. Abbiamo chiesto un'opinione proprio al sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Tanti non liguri, soprattutto lombardi ed emiliani, venuti in contatto con le bellezze di Lerici, se ne sono innamorati a tal punto da farne la seconda casa, di acquistare nel borgo una seconda abitazione. Con l'inizio dell'estate stanno per arrivare, questo naturalmente è un fatto positivo perché contribuiranno a far girare l'economia, c'è anche un rischio sanitario? Ma il rischio sanitario è valutato a monte dal comitato tecnico scientifico che decide quali siano i limiti di spostamento all'interno del territorio nazionale. Teniamo presente che i limiti possono essere imposti solo con una norma di legge di natura straordinaria perché la Costituzione li vieta, quindi è chiaro che se il CTS ha stabilito che si può venire in Liguria, le regioni che possono spostarsi saranno qua presenti e lo saranno in forza di una valutazione sanitaria fatta a monte e quindi non penso che un'amministrazione comunale possa interferire su queste decisioni se non a fronte di situazioni particolari che possano crearsi sul territorio e che richiedano un intervento specifico e mirato su quelle situazioni.
Il direttivo FIPE Confcommercio della Spezia ha incontrato nella giornata di ieri in videoconferenza l'onorevole Manuela Gagliardi di Cambiano per discutere delle problematiche che stanno affliggendo il mondo del commercio e della ristorazione spezzini in questo periodo difficile. In un quadro così complesso in cui i margini di manovra sono molto ristretti, la conferma del coprifuoco alle 22 per FIPE limita fortemente lo svolgimento delle attività di ristorazione. Secondo i rappresentanti di FIPE Confcommercio sarebbe opportuno uno slittamento di una o due ore in modo da poter organizzare il servizio su due turni. Infine, FIPE Confcommercio chiede che venga consentito ai clienti di poter prendere il caffè al banco. Chi non dispone di spazio esterno al momento è fortemente penalizzato. E la deputata Gagliardi, insieme ai colleghi di Cambiano, fa sapere che ha già evidenziato le contraddizioni di cui ha parlato con i rappresentanti di FIPE e continueremo, dice, a chiedere modifiche ai decreti perché non è affatto chiaro su quali basi si siano cambiate così tanto le regole rispetto a quelle che erano state fissate per la scorsa estate. A seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Liguria, con cui è stata concessa agli istituti scolastici la possibilità di elevare fino all'80% la percentuale dell'attività didattica in presenza, si è riunito in videoconferenza il tavolo di coordinamento insediato presso la prefettura e presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini. Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha riferito che la percentuale degli alunni in presenza si attesterà intorno a una quota che varia dal 73 al 75% circa. In virtù del contenuto aumento della percentuale degli studenti in presenza, il tavolo ha quindi convenuto che l'attuale organizzazione del servizio dei trasporti in corrispondenza della fascia di ingresso e di uscita dalle scuole non subirà variazioni, in quanto i dati che emergono dal monitoraggio fin qui effettuato da Trenitalia e dall'azienda dei trasporti consentono di assorbire un ulteriore incremento. La provincia della Spezia ha autorizzato Acam Ambiente S.p.A. a dare avvio alle operazioni di rimozione dei rifiuti sui litorali di Sarzana e Ameglia. Nella lettera inviata al Comune, l'ambito territoriale della provincia specifica di aver preso atto che il costo dell'intervento di rimozione dei rifiuti è stato quantificato da parte di Acam in 180.000 euro per il Comune di Sarzana e in 165.000 euro per il Comune di Ameglia, sulla base di quantità presunte di rifiuto da rimuovere e da avviare a recupero. Comincia quindi sin da subito lo smaltimento dei rifiuti già recuperati nelle scorse settimane dal Comune di Sarzana nelle operazioni di pulizia e di rimozione, il cui costo appunto resterà per metà a carico del Comune di Sarzana e per la parte rimanente sarà distribuito con criteri proporzionali tra i comuni che si affacciano sul Magra. Da pochi giorni si è insediato nel reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Sant'Andrea il nuovo primario Fabio Sanguinetti. Questa mattina a dare il benvenuto al dottor Sanguinetti, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che ha detto: ho trovato una persona entusiasta, con tanta voglia di fare. Sicuramente ci sono ancora criticità da risolvere, ma sono certo che la collaborazione tra ospedale, territorio e istituzioni potrà portare a un salto di qualità di un reparto fondamentale per le donne del nostro territorio. Domani, sabato 8 maggio, ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l'8 maggio in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore. Oggi a Palazzo Civico il sindaco della Spezia, Peracchini, ha ricevuto la visita del presidente della sezione spezzina De Angelis, portando la bandiera della Croce Rossa italiana che sarà affissa a Palazzo Civico illuminato di rosso per la giornata mondiale. È stato approvato dalle commissioni di bilancio e finanze del Senato l'emendamento al disegno di legge che riconosce un contributo a favore del settore della pesca e acquacoltura per l'anno 2021 per i concessionari di aree demaniali. Un sostegno importante per far fronte all'anno di pandemia, ma che non risolve l'aumento ingiustificato dei canoni per l'attività legata al mondo della pesca. È quanto afferma Coldiretti Liguria in riferimento al disegno di legge di conversione del decreto sostegni.
E passiamo ora alla cultura. Il Teatro Civico riapre le porte agli spettatori, portando in scena due spettacoli differenti per impianto, ma entrambi rappresentativi del momento che stiamo vivendo. Dopo la chiusura del teatro al pubblico nel febbraio 2020, per via delle restrizioni anti-Covid, il sipario si alzerà nuovamente giovedì 13 maggio. Il servizio di Chiara Alfonsetti e Raffaele Maulella. Il Civico non si è mai fermato e ora che la pandemia, diciamo, in parte permette di tornare a teatro, il Civico dimostra di esserci con due spettacoli che sono una perfetta metafora di quello che sta accadendo. Sì, assolutamente, noi abbiamo scelto di non fermarci mai, il nostro Civico è sempre stato aperto per la produzione Steps, per le associazioni spezzine che qui per la prima volta hanno potuto calcare il palco del Teatro Civico, per le scuole, in particolare il liceo classico e anche per il nostro conservatorio. Quindi un teatro che ha voluto, oltre che rimodernarsi con i lavori, far vivere questo periodo a tutti per restituire comunque un po' di emozioni, perché salire sul palco è sempre un'emozione. E ora che il decreto ce lo permette, riapriamo al pubblico con due spettacoli bellissimi, con due spettacoli che sono una metafora della vita. E quindi da un lato la storia di questo grande pugile, la sua vita, la sofferenza, la gioia, la vittoria, la sconfitta, e l'altro poi uno spettacolo di divertimento, proprio per dire che si soffre ma si deve anche gioire, si deve anche divertire. Spettacoli che l'amministrazione comunale vuole donare gratuitamente ai nostri concittadini, e proprio per far questo dobbiamo però realizzarli in orario particolare perché c'è sempre il coprifuoco. Patrizio Oliva e Ennio Marchetto, quali personaggi migliori per riaprire una stagione, tra l'altro due spettacoli gratuiti? Il tema centrale è un po' la rinascita, la ripartenza, la rivalsa, un po' come se fossimo davvero su un ring. Assolutamente sì, la scelta è stata proprio andata in questa direzione. Pensare a un Patrizio Oliva e pensare a un Ennio Marchetto come metafora e anche veramente come due volti della stessa medaglia, quindi da una parte la voglia, il coraggio di riuscire a superare questo momento di grande difficoltà e dall'altra parte l'aspetto più surreale, comico, divertente. Patrizio Oliva ci dà dei momenti di riflessione con molti temi, perché banalmente pensiamo allo spettacolo di Patrizio Oliva soltanto pensando a un pugile, in realtà ci sarà il rapporto con la madre, il difficile anche il rapporto con la madre, il difficile il rapporto col padre. E Marchetto invece è il momento di sogno, è il momento di grande spensieratezza, quello di cui abbiamo veramente di grande bisogno, anche perché Marchetto si trasforma da un personaggio all'altro, farà 50 personaggi in un'ora, cioè quindi nell'arco di un minuto lui riesce a trasformarsi e a diventare un'altra cosa, sempre con questa grande gioia, con questo grande entusiasmo, ripeto, facendo anche rockstar, cantando, ballando, e farà cantare anche il pubblico. Io questo me lo auguro. In occasione della festa della mamma di domenica 9 maggio, Poste Italiane dedica due cartoline filateliche, un appuntamento speciale per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa. Le cartoline potranno essere acquistate nell'ufficio postale con sportello filatelico della Spezia Centro o nello spazio Filatelia di Genova, dove fino all'11 maggio sarà possibile chiedere l'annullo speciale dedicato alla ricorrenza, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. Prende il via la terza edizione del concorso fotografico Obiettivo Acqua, organizzato da Coldiretti, Ambi e Fondazione Univerde, e che quest'anno, in aggiunta ai premi principali, prevede una menzione speciale sotto l'egida di Ambi Liguria, diretta dal Consorzio Canale Lunense di Sarzana. Protagonista assoluta dell'edizione 2021 resta l'acqua dolce e i suoi emozionanti passaggi e ambienti ricchi di una biodiversità unica. E passiamo ora alla pagina sportiva, parlando dello Spezia. Leo Sena non ce la fa e quindi salterà la gara di domani contro il Napoli, l'anticipo della 35esima giornata di Serie A, in programma appunto per domani alle 15 allo Stadio Picco. Sena non al meglio dopo il match di Verona, si è allenato a parte per tutta la settimana con la speranza che possa ritornare disponibile mercoledì sera contro la Sampdoria. Fuori dalla
la partita anche lo squalificato Nzola. Sono 25 i convocati chiamati ad affrontare domani i partenopei di Gattuso in piena corsa per un posto in Champions League. Oggi consueta conferenza pre-gara di mister italiano. Sentiamo un estratto. Il pareggio è un risultato che abbiamo ricercato fortemente, quello si è visto dopo lo svantaggio. Il merito è stato quello di non mollare, il merito è stato quello di credere fino alla fine di poter far gol, e sono contento che il gol sia arrivato, come ho detto, dopo la partita da un subentrato. La rifinitura e l'assistenza sempre da un subentrato, quindi questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine. Saponara, un ragazzo che stringe i denti, un ragazzo che ha fatto vedere anche sabato che ci tiene, che è un uomo squadra, e chiaramente questo gol lo ha aiutato tantissimo, perché questa settimana si è allenato forte e abbiamo bisogno del miglior Saponara. In questo momento conta la partita di domani contro un avversario fortissimo, quindi pensiamo a questo impegno che è quello di domani, e poi vediamo cosa accade. Cercheremo di essere all'altezza della situazione già domani, pensare di ottenere e fare il risultato, e poi le altre partite le affronteremo e cercheremo di fare quello che abbiamo fatto sempre. Il Napoli in questo momento sta giocando un grande calcio, siamo di fronte a una delle squadre più forti del campionato, dobbiamo cercare di affrontarla con il giusto furore, con la massima attenzione, cercando nel momento in cui avremo la palla di mettere in difficoltà, perché quando ci mettiamo in testa che possiamo farlo, abbiamo fatto vedere che riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Quindi l'obiettivo per domani deve essere questo, cercare di far male al Napoli in quei momenti in cui il Napoli ci permetterà di farlo. È chiaro che in alcuni componenti le caratteristiche sono diverse uno dall'altro, però i principi, lo sviluppo, lo svolgimento di quello che dobbiamo fare rimane sempre uguale. L'identità deve rimanere tale e quale, e cercare, soprattutto quando abbiamo la palla, di mettere in pratica tutte quelle nostre qualità, tutto quello che proviamo durante la settimana, e sono convinto che se lo facciamo con grande applicazione anche domani possiamo mettere in difficoltà il Napoli. Intanto lo Spezia Calcio ha ottenuto dalla FIGC il rilascio della licenza UEFA per la stagione 2021-2022, riconoscimento che viene attribuito dopo aver soddisfatto tutta una serie di requisiti di tipo legale, economico, finanziario, sportivo, organizzativo e infrastrutturale. Si tratta di un risultato storico, scrive lo Spezia sul proprio sito ufficiale, che certifica l'elevato livello qualitativo dell'intera organizzazione societaria. E parliamo ancora di sport, passiamo alla pallavolo. La Trading Logistics Spezia prosegue la preparazione in vista del debutto nei playoff di Serie B, previsto per mercoledì 12 maggio ad Acqui Terme. Il servizio di Andrea Catalani. Siete arrivati primi nel girone, d'ora in poi sono playoff. Abbiamo finito finalmente di fare tutti i recuperi, ora mercoledì prossimo dovremo cominciare con la prima partita di playoff con una squadra piemontese, Acqui Terme, che insomma, sembra che sia anche una buonissima squadra, che al momento ancora non conosciamo, perché ha giocato nel girone del Piemonte e noi invece abbiamo fatto quello della Liguria. Sicuramente in questi giorni con il nostro staff tecnico riusciremo a avere notizie per poter preparare la partita di mercoledì. Sicuramente non sarà una partita facile, perché comunque sia è una partita di playoff e tutte le partite sono come una finale. Sì, in un certo senso ogni partita da questo momento in poi è una finale, una sorta di finale, primo turno fuori casa in Piemonte, in Basso Piemonte da loro a metà della prossima settimana, poi ci sarà il ritorno, vedremo quando, al Palamariotti. E veniamo però a te, senti un po', hai 46 anni Marco, ma sì. Quando è che
che la finirai con questa pallavolo? La pallavolo giocata non so, perché cioè, finché sto bene fisicamente, finché mi diverto ancora con i ragazzi, con tutto il rispetto per la Serie A che hai giocato, lo sanno tutti, finché mi diverto e comunque il mio fisico mi permette ancora di giocare, qualcosina farò ancora sicuramente. Se a breve smetterò con la pallavolo giocata e proverò a fare corso d'allenatore per vedere se questo nuovo ruolo possa aprire una nuova strada. Per questa edizione è tutto, vi lascio dunque alle previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 8 maggio, a cura di LIMET, Centro Meteo della Liguria. Grazie per averci seguiti, un buon proseguimento di serata, arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per sabato 8 maggio in Liguria. Si attenua temporaneamente il flusso occidentale che ci ha interessato negli ultimi giorni con condizioni di variabilità. Sabato un rientro di correnti orientali al suolo determinerà qualche addensamento in Appennino. Domenica nel complesso soleggiata e più calda, nuovo peggioramento dal lunedì 10 stante l'arrivo di una nuova perturbazione. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 8 maggio. Al mattino qualche addensamento sarà presente sui versanti padani. Tempo soleggiato in costa a parte velature o nubi sparse, senza conseguenze. Nel pomeriggio permarrà una certa nuvolosità in Appennino non associata a fenomeni. Ampie schiarite o cielo addirittura sereno lungo le coste. Ventilazione debole o moderata tra nord e nord-est al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Mare da molto mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore calo, temperature in lieve calo, le minime in lieve aumento, le massime invece sotto costa. Lungo le coste prevediamo minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 17 e 22 gradi. Nelle aree interne minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di LIMET.